Buongiorno amici di Daily, oggi siamo a mangiare fuori. Ho iniziato la giornata super di corsa perché mi ero dimenticato una cosa e quindi ho dovuto preparare all'ultimo un pacco da spedire, cioè da far partire. In realtà un pacco enorme perché dovevano portare via i PC che vi ho fatto vedere l'altro giorno. Comunque abbiamo fatto tutto, sono arrivati e adesso mangiamo qualcosa. Comunque stavo dicendo prima che arrivasse la cameriera che stiamo provando un nuovo sushi giapponese, vabbè, quello che è, e poi dobbiamo fare la spesa, tornare a casa e fare un po' di cose. Io vorrei riuscire a liberare anche il pavimento del garage. Non ho registrato niente. Ragazzi, io rimango sempre senza parole di fronte a Alvin in queste situazioni. Secondo voi è normale mettere nel piattino della salsa di soia la maionese? Lo assaggi? Gli è piaciuto il pollo sale e pepe? A me quello gli piace, sai, fanno sia i gamberi che sono buoni, per te non va bene? Bellissimo. Potevo farmi mancare il mango? Io direi di no. Guardate, dolce mango, fresco mango, giallo mango. E poi questo. Devo ammettere una cosa, mi stavo sentendo coraggioso e volevo assaggiare questo, che è un onigiri, giusto? Con tipo la cipolla caramellata, maionese, qualcosa del genere. Ma io pensavo fosse vuoto. Invece lei mi ha detto che non lo è. No, guardate, guarda la faccia della disperazione di chi sa di aver ordinato troppa roba e non riesce a finirla. No, è la faccia di una persona arrabbiata perché ti sta parlando in tutto il telefono e non mi consigli. Non è vero, ti ho ascoltata benissimo. Non è vero, cosa ti ho chiesto ora? Devi provarla anche tu. Ci sta provando. No, io ho paura di quello che c'è dentro. Cosa c'è dentro, quindi? Avocado. Oh, madonna, no, allora, assolutamente no. Carbonara dei... Guardate qua. Assurdo, non l'avevo mai visto in un supermercato. E poi ci mettono la pancetta. No, accanto c'è anche il guanciale. Sì, c'è anche il guanciale, ma hanno messo carbonara dei e poi la pancetta. Guardatevi. Eh sì. Ha iniziato Kuma a correre dietro a Ivi. Zia, io sono stanco. Fratellone, eccomi. Ciao Ivi. Ragazzi, c'è Ivi che è scoppiata. Vediamo se rifà la faccia di prima. Ragazzi, gli Akita non dovrebbero fare queste facce. Non dovrebbero. Vero, Kumirio? Fai vedere come è un Akita stanco. Rotola. Così. Rotola. Com'è normale una Akita. Rotola. Vai! Ragazzi, queste giornate sono perfette comunque per loro per uscire, perché non fa troppo caldo, c'è l'arietta fresca, si possono proprio scaricare senza che si surriscaldino o si sentano male. Ce l'ho fatta, sono demolito, ma ce l'ho fatta. Guardate, adesso non entro perché ho dato una passata al pavimento, comunque è praticamente tutto libero. Bisogna ancora sistemare tanta roba, ma almeno è accessibile, ci si può allenare, si può fare un po' di tutto, si può utilizzare per mettere la macchina. Adesso uno di questi giorni vedo di portare dentro anche la macchina di Maya e ci do un occhio per capire che cos'è che fa dispersione. Sono soddisfatto. Ve lo faccio vedere un attimo anche così. Mi sta tremando la mano perché sono veramente stanco. Ah. Il pavimento va pulito bene, piano piano, piastrella per piastrella, perché ci sono tante macchie magari o di vernice o di cose e adesso non riuscivo. Qui mi avete detto anche di continuare con gli specchi, quindi probabilmente ne metterò altri tre e arriverò più o meno fino a qua, in modo che ci si possa vedere anche dietro al rack. E per tutto il resto è a posto, lì c'è della roba da buttare via e basta. Adesso mi riposo un secondo. Ivi, ma chi è? Chi è quella lì? Stiamo guardando dei video vecchi di Daily. Intanto diteci chi si ricorda questo episodio qua. Che episodio era? Ivi, chi è? Come, chi è quella? E niente. Ecco qua, sono stata brava. Ho appena finito di editare il video per domani. È una reaction di cucina come quella dell'altra volta, ho visto che era piaciuta. E adesso mi andrò a fare un bel bagno giù. E probabilmente domani torno in piscina, mi faccio una nuotatina un po' così, anche perché ho il collo a pezzi. Se riesco questa settimana voglio anche andare dal chiropratico.
come avrete visto, tecnicamente da ieri, o meglio oggi per chi sta guardando il video, cioè vabbè, comunque i video escono a mezzogiorno di nuovo. Abbiamo deciso di fare così anche per cercare di editarli la sera e programmarli la sera, in maniera che se abbiamo problemi di connessione, se abbiamo altre cose da fare, non ci si accumula tutto il giorno dopo e la mattinata dopo e non abbiamo questa cosa dell'affanno. Cosa ne pensi di mezzogiorno come orario di pubblicazione, signorina? Ma non lo so, non sono tanto convinta, però va bene tornare alle origini. Sì, Kuma, non ti abbiamo chiesto il permesso, l'abbiamo fatto e basta. Cerca di non essere così tanto contrariato, per favore. Va bene? Mi spiegate perché nel bagno giù c'è un dissipatore a liquido in bagno? Tra l'altro è enorme. Che cacchio deve dissipare sto coso qua? Ci stavamo facendo un bagno, ma Ivy si è messa sotto il lavandino, così. Ma guarda quanto schiacciate, quanto patetichina! Un po'. Ivy. Ma... Ivy. Mentre ero in live, comunque, un ragazzo ha consigliato questo balsamo di tigre rosso per le emicranie. Vabbè, facciamo anche questo tentativo e vediamo se può aiutare Maya o meno. Dovrebbe arrivare GVD, il giorno... in realtà arriva GVD, il giorno dopo mercoledì. Va bene come abbiamo editato il video? Sei soddisfatta? Ha passato l'IVI test di controllo? Sai che è lì solo perché Kuma ha rubato il posto, vero? Guardalo, guardalo. Oh. È infastidita. Piccola. Sì. Era una scodinzolatina timida? Sì, era una scodinzolata timida. Ivy. Non però è messa comodissima, è proprio distesa. Prova con... Ivy, la copertina di oggi sei tu. Con una faccia molto sobria. Io ho sempre una faccia sobria. Buonanotte.